Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere altri personaggi Lego Guerra e lo so che vi siete un po' stancati di questi Lego Guerra, ma ho visto già un visual di 2 giorni fa. Allora, e quindi ho pensato di farne un altro visto che ne avevo altri. Prossimamente, cioè o domani o dopodomani o fra 3 giorni uscirà piloti della seconda guerra mondiale, alcuni piloti di alcuni razzi. Iniziamo subito. Questo video è Lego Guerra e personaggi Lego Guerra e di Lego Halo. Partiamo subito con i personaggi Lego Guerra. Ecco qui un personaggio Lego Guerra, il metto mimetico. Poi AK-47, coltello legato alla gamba, zainetto accessoriato e alcune bombe qui. Questo è un soldato americano, primo, seconda guerra mondiale, aspettate, perché sul legno balla un po' le cose, tolto il metto. Allora, la faccia tigrata tipo. Ha un fucile con la baionetta, pantaloni mimetici e una bellissima giacchetta. Poi, vabbè, oggi non è che uso molto le Lego armi, cioè alcune le ho usate, altre no. Ho messo un fucile intanto che sto aspettando i fucili che dell'ordinazione, arriveranno tra poco. Questo personaggio che è il comandante di questa navicella qui. Il personaggio l'ho lasciato com'era, però gli ho aggiunto il fucile visto che ho visto che in un sito lo vendevano due di questi qui identici con un German K98, non me lo ricordo, a 8 euro, quindi l'ho riprodotto. Anche questi due li ho riprodotti da quel sito. Io amo questo sito, però non mi ricordo ora come si chiama, l'ho salvato in galleria ora. Ve lo dirò nel prossimo video, ve lo lascerò in descrizione. Poi qui c'è un caporale tedesco, qui c'è tipo svastica, però questa è la cosa del medico, il corpo è del medico tutto, solo che gli ho aggiunto questo fazzolettino rosso, il cappello, sembra un caporale tedesco seconda guerra mondiale. Poi qui, passando verso il mare, sempre guerra, un caporale della Marina Militare, qui a Marina Militare Americana. Questi due sono tedeschi, questi due sono americani e questo qua anche americano, anche lui è anche americano, la Guardia Costa. Quindi eccolo qui, spara. Cappello da militare, qua dietro anche la doppia faccia, molto carina la grafica sul corpo. Ora passiamo a questo personaggio della Guardia Costiera Americana. Al corpo della Guardia Costiera, non so se lo vedete, col cannetto fa, il cappello blu e il binocolo e la cintura con la fondina per la pistola. Allora, oggi vi ho detto non ho usato molte Lego armi perché me ne stanno arrivando altre, quindi non preferisco usarle ora queste perché ce le ho già sugli altri. Poi qui passiamo ai personaggi di Halo. Un'arma di Halo che mi è sembrata questa, ma non so. Ho ordinato anche piccole armi di Halo.
poi questo qua è la capoccia, la testa. Quello più forte di Halo secondo me è Master Chief. Poi qui dietro ha questa armatura e questo. Poi vi voglio fare vedere il cecchino, quello là tutto vestito di blu di Halo, di Mega Bloks Halo, che io ho riprodotto con Lego, solo che non avevo il cappello, quindi non ho potuto riprodurre la precisione. Allora, il fucile di precisione, qui dietro il coltellino. Allora, iniziamo dal partire, che questo giubbottino è Vic Arms. Poi qui dietro ha un coltello d'assalto, un fucile di precisione e questa faccetta bianca di Lego Star Wars. Allora, ragazzi, il video è finito. Bene a tutti ragazzi e al prossimo video. Mettete mi piace e iscrivetevi. E aloha!